L'ultima tappa del nostro viaggio tra le Granfondo Emiliano-Romagnole. Oggi si corre sui luoghi del mito, la leggenda del ciclismo italiano. Siamo a Cesenatico, a casa del Pirata, per la classica di inizio settembre, la Granfondo Marco Pantani. Tre percorsi celebrativi suddivisi in varie distanze, tra le quali il lungo di 145 km e 2150 metri di dislivello, che nel ventesimo anniversario di quel 1998 che vide Pantani conquistare Giro d'Italia e Tour de France, ci racconterà ovviamente il conduttore di Icarus Cycling, Andrea Manusia. Amici di Icarus, benvenuti alla Granfondo Pantani 2018. Siamo qui con il sindaco di Cesenatico, Matteo Gosdoli. Matteo, questa è una Granfondo speciale dedicata a Marco. Sì, questa è una Granfondo speciale per la città, per il territorio. Poi quest'anno, il 98-2018, 20 anni da quella doppietta Giro Tour, c'è un clima in città veramente bello. Oggi pedaleremo sul percorso medio. Alessandro, bentornato. Con questi ragazzi qua dietro, questa è la nostra squadra, come vedete, Emilia Romagna. Pedaleremo sul percorso medio, sono 1300 metri di altimetria con la cima di Montevecchio, che è proprio cima Pantani, che ci aspetterà con insomma, le sue pendenze. Questa salita è abbastanza impegnativa. Sì, sono circa 5,5 km con punte anche oltre il 15%. Sarà da gestire la situazione. Ultima tappa di Icarus Cycling in Emilia Romagna, la stagione si è quasi conclusa, è stata lunga e divertente. Oggi chiudere con una gara dedicata a Pantani non poteva esserci che un'occasione migliore. Primo chilometro della Ciola, questa è una delle due salite di giornata, piuttosto impegnativa. Una salita lunga di quasi 6 km con una media dell'8%, quindi insomma niente male. Questa è la Ciola, questa salita che abbiamo fatto è oggettivamente una salita molto impegnativa, quasi dolomitica, e adesso ci aspetta Montevecchio, che è forse la salita più rappresentativa, quella dove Marco mi ha raccontato la Tonina, la madre, andava a allenarsi quasi tutti i giorni senza nulla, senza cardiofrequenzimetro, senza Garmin, senza borracce, senza nulla, perché aveva tutto in quella salita. C'erano i ciliegi dove poteva fare insomma le sue pause ristoratrici, e quindi è in cima alla fontana, quindi è il barretto vicino dove prendeva il caffè tutti i giorni. Siamo arrivati a Montevecchio, questa è cima Pantani, questa è una stela storica che è stata posta qualche anno fa per celebrare il Pirata. In questo luogo vengono tantissimi ciclisti ogni domenica, se non ogni giorno. È un luogo di culto del Pirata. Alessandro, tu sei giovane, sei stato un professionista fino a un anno fa. Cos'è stato per te Marco Pantani nella tua crescita professionale di ciclista? Beh, quando Pantani vinceva Giro e Tour nel 98 io avevo 11 anni, quindi diciamo che mi vengono i brividi mentre parlo, per la mia generazione è stato l'esempio, è stato quello che mi ha portato a voler diventare un corridore professionista e a raggiungere gli obiettivi. Quindi il Pantani è il mito, soprattutto per me che sono romagnolo, che ho avuto la fortuna di allenarmi qui, Montevecchio per me, questa stele qua, questo monumento al Pirata, è sempre stata una gioia venire qua a allenarmi e prendere l'acqua qui alla fontana, dove sapevo che anche lui si fermava sempre. E Pantani è sempre il mito.